domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane. Buongiorno, buongiorno, buona domenica amici di Telemia, siamo a Guardavalle in provincia di Catanzaro per una manifestazione importante che la comunità diocesana ha voluto dedicare ai migrantes che si trovano qui sul territorio appunto di Guardavalle. Siamo davanti alla chiesa, tra pochissimi istanti inizierà il rito che sarà officiato dal vescovo della diocesi di Squillace, Monsignor Bertolone, siamo insieme a Pino Carella, buona domenica Pino. Buona domenica a te Antonio e a tutti i nostri telespettatori, domenica che sarà oggi davvero lunghissima, avremo una seconda parte ricca di contenuti, parleremo di migrantes appunto e poi ovviamente lo sport, quello che ci terrà impegnati per tutto il pomeriggio. Io direttamente andrò a Cittanova oggi come campo principale, Cittanova, Isola Capolizzuto, cittanovese, quindi sarà l'incontro clou del campionato di eccellenza, ma di calcio parleremo ovviamente nel pomeriggio. Direi che siamo a ridosso della Santa Messa, quindi diamo la linea immediatamente alla collega Anna Maria Implatine che è già all'interno della chiesa. Vai Anna. Buongiorno, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E allora San Giovanni, il battezzatore, lo vede venire verso di lui, proprio figurativamente quest'oggi, per farsi battezzare. Ma è lui, è Gesù, la fonte dell'acqua viva, e Giovanni Battista lo sa. E chi beve di quell'acqua, chi crede in lui e a lui aderisce con tutto se stesso, non avrà mai più sete. Questo è l'insegnamento che si è davvero profuso nel tempo. Ed è bello vederlo Gesù mentre si incammina lentamente, immaginatelo, lungo le rive del fiume Santo, del fiume Giordano. Sopra di lui si fa visibile lo Spirito del Signore nella sua luce sfolgorante e candidissima. E San Giovanni se ne accorge subito. È lui l'atteso, lo riconosce, lo addita a tutti, lo fa con gioia, perché è l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. E quindi se ne vede e fa in modo che lo facciano anche gli altri. È il figlio di Dio e siamo sempre amati da lui, siamo salvati, siamo perdonati, veniamo sempre più santificati, divinizzati dal suo amore misericordioso. E già siamo diventati santi per chiamata, come ci ricordava San Paolo. Perciò dobbiamo gioire nel Signore sempre, perché siamo figli di Dio, siamo figli dell'Altissimo. E non esiste dunque sulla terra un onore più grande, una gioia più grande di questa, che essere figli di Dio. Questo vale per tutti. E ancora una volta Guardavalle, come ogni anno, ce lo sottolinea con una festa dei migranti. Migranti sono gli adulti e sono i minorenni. Migranti sono coloro che devono farsi spazio in una società diversa, che devono trovare accoglienza, che devono trovare parità. Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me. E allora le parole del Signore ritornano in un giorno così importante, che dovrebbe essere poi la nostra quotidianità. Ormai ce lo insegnano paesi come Riace in primis, ma seguono la scia Guardavalle e tante altre comunità in cui Don Piero lo rivedremo sull'altare ancora una volta. Don Piero appunto gira, si sposta, celebra proprio in virtù di quel ruolo, di quella responsabilità che ha attribuito, acquisito a Catanzaro e che appunto deve riproporre nelle sue azioni e nelle sue omelie, ancora di più nella capacità organizzativa delle parrocchie di tutta la diocesi. Parliamo di questa diocesi, quindi Catanzaro Squillace, quindi Monsignor Vincenzo Bertolone e tutti coloro che in un'altra casa
di Dio grande come questa diocesi si sono impegnati davvero a manifestare le parole che Gesù ha lasciato non pochi anni fa, ma che sono ancora vive in una giornata come questa e in tutte quelle domeniche in cui torna la parola di Gesù ad ammonirci. Don Roberto, parroco di questa chiesa, Padre Piero e il Vescovo, appunto, per una festa che non finisce nella celebrazione eucaristica. Monsignore presiederà una celebrazione che sarà solo l'inizio di un momento di aggregazione che serve solo a ricordare di domenica in domenica quello che realmente viene fatto qui a Guardavalle quotidianamente con il coro parrocchiale e le voci giovani di questa parrocchia pronti ad avviarci in un cammino domenicale ricco di significati. Noi possiamo cedere appunto la parola ai microfoni principali. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Buongiorno, mi chiamo Beta, ho 24 anni e vengo dal Camerun. Nel mio paese ho conseguito la maturità. Li vivevo con mia madre e mia sorella di 14 anni. La notte del 23 agosto 2015, una setta islamica chiamata Boko Haram ha attaccato il mio villaggio. Quel giorno io e i miei parenti eravamo in casa. In quel momento abbiamo sentito dei spari d'arma da fuoco. Sono uscito fuori per vedere cosa stesse succedendo e mi sono reso conto che era un attacco dei uomini di Boko Haram. Quindi io e mia madre, che trascinava con sé mia sorella, siamo scappati velocemente da casa e nella confusione, mentre scappavamo, ci siamo persi di vista. Sono andato a nascondermi dentro una foresta per 10 giorni. Quando la situazione si è tranquillizzata, sono ritornato nel villaggio e ho chiesto alle persone presenti notizia di mia madre e mia sorella. Mentre entravo nel villaggio, ho notato che molte case erano state bruciate. Purtroppo, anche la mia aveva fatto la stessa fine. Sono andato da un mio amico che abitava a 20 km da casa mia. Sono rimasto per 20 giorni, sperando di vedere notizie di mia madre e mia sorella, ma invano. Ho deciso di scappare in Nigeria, nella città di Kano, dove sono rimasto per 6 giorni. Non potevo stare molto perché gli uomini di Boko Haram erano anche lì. E quindi sono partito per il Niger. Per attraversarlo ho pagato 50 euro. Ho viaggiato nel deserto a bordo di un fuoristrada
insieme all'altre 10 persone, partendo alle 5 del mattino. Durante il tragitto, l'autista ci ha fatto scendere tutti dall'auto, fingendo di aver avuto un guasto. E una volta accesi, ha acceso il furgone ed ha scappato, abbandonandoci nel deserto, senza cibo e acqua. Abbiamo acceso per ore che ristornasse, ma invano. Allora abbiamo deciso di riprendere il viaggio a piedi e abbiamo camminato per 3 giorni. Verso sera, nel terzo giorno, fortunatamente abbiamo incontrato un camionista che stava rientrando in Niger e quale ci ha dato biscotti e acqua. Inoltre, ci ha fornito le indicazioni per arrivare in Algeria. In Algeria sono rimasto un mese, vivendo per strada perché non avevo un posto dove dormire. Per questo motivo ho deciso di andare in Libia e l'ho raggiunta dopo 6 giorni di viaggio. Al mio arrivo in Libia, ho vissuto per 2 giorni in strada. Qui ho conosciuto dei migranti come me e abbiamo insieme deciso di prendere in affitto una casa. Una notte abbiamo, mentre dormivamo, sentito bussare con forza alla porta. Erano dei ribelli libici e ho pensato che si volessero identificare. Con la forza, invece, ci hanno costretto a salire sul loro furgone e ci hanno portato e lasciato in prigione. Subito dopo ci hanno chiesto di chiamare i nostri parenti nei nostri paesi di origine, affinché mandassero del denaro in cambio della nostra liberazione. Ad ognuno di noi hanno chiesto 1.000 euro per il nostro rilascio. In prigione c'erano anche molte donne e bambini. Quotidianamente venivamo picchiati e malmenati per ottenere il denaro che avevamo richiesto per la liberazione. Siamo rimasti in prigionamenti più di un mese. È stata la prima volta nella mia vita che ho visto persone morire davanti a me. Una sera la guardia ha dimenticato di chiudere la porta. Con gli altri ragazzi l'abbiamo forzata e siamo riusciti a scappare. Abbiamo creduto forse a un miracolo di Dio. Dopo essere scappato dal quartiere, ho camminato per 7 ore. Per strada ho incontrato un signore libico e mi ha chiesto cosa stessi facendo per strada. Gli ho spiegato tutto quello che mi era successo e mi ha portato con sé nella sua casa. Nella sua casa sono rimasto 10 giorni e l'ho aiutato nel suo lavoro di agricoltore. Un giorno mi ha consigliato di non rimanere in Libia perché la situazione non era tranquilla e che se fossi rimasto avrei rischiato di perdere la vita. Ho proseguito dicendomi che i ribelli libici, senza alcun motivo, arrestavano i neri e mettevano in prigione. Questo signore mi ha mandato da alcuni suoi amici e questo mi hanno aiutato a farmi imbarcare a raggiungere l'Europa. Era la notte del 23 dicembre del 2015, alcuni uomini ci hanno fatto salire su un balcone. Eravamo circa 150 persone e abbiamo iniziato a navigare ad un certo punto del viaggio. Ci ha salvato la guardia costiera italiana che ci ha accompagnati al porto dell'isola di Lampedusa. A Lampedusa sono rimasto 5 giorni.
e poi, insieme ad altri, sono stato trasferito in un centro di accoglienza di Avellino. Nel centro di accoglienza di Avellino sono rimasto 8 mesi. Qui ho ottenuto il permesso di soggiorno e dopo sono stato trasferito a Girifalco. Sono contento di stare qui perché mi stanno dando la possibilità di frequentare la testa media e mi stanno aiutando ad avere notizie di mia madre e mia sorella. Ringrazio l'Italia per tutto quello che fa per me. Grazie. Buongiorno a tutti, a nome di Don Roberto anche intanto diamo subito il benvenuto al nostro arcivescovo che presiede oggi questa celebrazione e benvenuti a tutti voi. Sono qui presenti oggi, come vedete, alcuni rappresentanti di diverse strutture di accoglienza messe a disposizione della nostra diocesi, un servizio offerto dalla nostra Chiesa per dare assistenza, aiuto, sostegno a questi fratelli che, come abbiamo sentito da questa esperienza che ci è stata appena donata, vengono in Italia, nelle nostre coste, in Calabria, a Catanzaro per chiedere aiuto. Sono presenti anche alcuni immigrati che attualmente sono ospitati nel centro di prima accoglienza qui a Guardavalle Marina. Insieme oggi per un momento di riflessione e di preghiera. Voi mi conoscete già, ormai vengo quasi tutti gli anni per celebrare questa giornata della Migrantes, che anche se si celebra in diocesi in un luogo diverso ogni anno, so bene che Don Roberto ci tiene, ogni anno a livello parrocchiale voi vivete anche questo appuntamento con costanza. Il tema di quest'anno, della Giornata Nazionale delle Migrazioni, è un tema rivolto ai minori. Porta la nostra attenzione su tutti i minori stranieri non accompagnati. Ora, se Papa Francesco quest'anno porta la nostra attenzione su questo tema specifico, mettendo in evidenza soprattutto la loro vulnerabilità, è perché vuole evidenziare un certo disinteresse e quasi l'insignificanza della loro presenza per tanti nella nostra società e ahimè anche nel mondo ecclesiale. Il Papa vuole scuotere anche le nostre coscienze. Il suo appello è un richiamo a guardare con un certo realismo quanto succede in mezzo a noi. E come credenti ci attende un compito attuale ed urgente: fare chiarezza a noi stessi su questo complesso fenomeno delle migrazioni odierne. Perché? Perché abbiamo una responsabilità civica innanzitutto come cittadini, ma abbiamo anche una responsabilità pastorale. Dobbiamo offrire un servizio, dobbiamo essere attenti verso quanti cristiani vogliono prendere sul serio davvero le esigenze della vita cristiana e non si vogliono risparmiare dal compito, dal mandato di accogliere, di costruire percorsi di fraternità. Perché è complesso e difficile questo compito? Guardate, l'esperienza che noi viviamo ogni giorno, abbiamo diverse comunità di accoglienza, accogliamo oltre 80 persone immigrate, tra minori, adulti, donne, bambini, nelle nostre case. La nostra esperienza ogni giorno ci dice che davvero non è facile accogliere e favorire l'integrazione. E ci sono poi due constatazioni che sembrano contrastanti, con cui dobbiamo fare i conti. Da una parte, il sacrosanto valore umano ed evangelico dell'accoglienza fraterna, con l'impegno di operare per l'integrazione degli immigrati nel nostro tessuto sociale, perché diventano cittadini tra cittadini. L'altra constatazione viene dal fatto che
giustamente lo Stato deve gestire e regolare in qualche modo questo flusso, questa presenza di immigrati. E allora deve impedire che entri e permanga nel territorio italiano chi vuole, come vuole, quanto vuole, senza regole, senza leggi ben definite. Ammettiamolo tutti, oggi siamo qui per pregare e facciamo famiglia, ma quante riserve mentali dentro di noi rispetto all'accoglienza e rispetto alla presenza, quante paure, il rischio del terrorismo per esempio che tutti i giorni è sotto i nostri occhi. Pensate, sono veloce, a questo diritto e dovere dello Stato si richiama una circolare del capo della polizia emanata il 31 dicembre scorso, una circolare fatta propria dal Ministero dell'Interno, che presenta delle esigenze molto forti e molto discutibili. Ecco alcuni punti salienti, ve li elenco velocemente. Primo, lo Stato italiano, le forze dell'ordine sono invitati ad avere tolleranza zero. Gli immigrati irregolari, i richiedenti asilo, sono da respingere. Secondo, occorre il coinvolgimento di tutte le forze dell'ordine, anche i vigili urbani, per limitare l'accesso di queste persone nel nostro territorio. Terzo, sono pochi i 4 CIE, sono centri di identificazione e di espulsione, che sono in Italia. Bisognerebbe metterne, dice il capo della polizia, uno per ogni regione. Sono strutture grandissime, complicatissime per gestire l'accoglienza. 4. Lui attesta che ci sono solo dal gennaio del 2014 registrate 15.000 espulsioni. Dice che bisognerebbe arrivare almeno a 500.000 all'anno. Gli irregolari rintracciati devono essere consegnati alla questura, che deve provvedere all'espulsione. Provocazione ieri dell'Ungheria, abbiamo ascoltato, tutti quelli che arrivano nella loro terra devono essere messi in carcere, punto, come se fossero delinquenti e basta, altro che esperienza umana difficile come quella che abbiamo ascoltato. 6. Vanno adottate prassi di respingimento efficaci e credibili immediatamente. 7. Per concludere, si dovrà arrivare a passare da 10.000 a 20.000 espulsioni in poco tempo. Un piccolo dato: nel 2016 sono entrati in Italia 26.000 minori non accompagnati, quelli di cui si è certi perché sono stati registrati, saranno molti di più, più del doppio rispetto al 2015. Dunque un problema con cui bisogna fare i conti. Voi capite che ad ogni punto di questo che il capo della polizia ha elencato ci può essere un consenso, sì, va bene, vanno accolti, vanno aiutati, ma ci può essere anche una risposta contraria, o quantomeno un sì, però i rischi, i problemi, le difficoltà negative sono quelle riserve mentali che abbiamo anche noi, quelle preoccupazioni, quelle paure, quelle chiusure tante volte che il Papa vorrebbe far cadere, ecco perché si rivolge a noi cristiani oggi in questa giornata. Allora anche noi siamo un po' confusi, un po' disorientati. Nei nostri confronti, nelle nostre discussioni ci accorgiamo come sì, vogliamo rispondere all'appello dell'accoglienza, all'impegno evangelico, della carità, della fraternità, ma come fare a risolvere questo problema che comunque comporta rischi, porta problemi. Si vorrebbe qualcuno che avesse una parola tranquillizzante, dove trovarlo? Fratelli, per noi cristiani rimane un riferimento autorevole e direi essenziale la parola di Dio, la Scrittura. Certo, la Chiesa deve confrontarsi col pensiero civile, deve cercare una sintonia, deve cercare di fare sintesi, ma non possiamo mai dimenticare che noi dobbiamo salvaguardare
tutelare e rispettare la dignità di ogni persona. E noi che siamo un popolo che ha emigrato tanto e che ha ancora tanti emigrati in giro per il mondo, sappiamo quanto è doloroso vivere questa esperienza. Di fronte a questi fratelli noi dobbiamo lasciarci sempre illuminare dall'appello di Dio, dalla parola del Vangelo. Ed è in questa direzione che oggi questa giornata di riflessione, questo momento di preghiera, anche questa celebrazione presieduta dal nostro Arcivescovo ci vuole condurre. La preghiera è per noi luce, consiglio, spinta decisa all'operatività. Questi momenti di confronto, di riflessione e soprattutto di preghiera vogliono aiutarci a incarnare il Vangelo e fare le scelte giuste.
questa... bellissima introduzione a questa giornata di riflessione sui migranti e sui rifugiati fatta dal fratello con la sua esperienza toccante con l'intervento di Don Piero Puglisi, con questo bel canto dei ragazzi. Mettiamoci tutti dinanzi al Signore, ascolteremo la Sua parola, ci cibiremo dell'Eucaristia, riconosciamoci peccatori e chiediamogli di darci un cuore grande, aperto a tutti. Con questi pensieri tutti insieme diciamo confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, mia grandissima colpa. Tra sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Siede alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che governi il cielo e la terra, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo e dona ai nostri giorni la tua pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore mi ha detto: mio servo tu sei Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio. Grazie a Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido.
mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. E sacrifici e offerte non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto l'olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro. Grazie a voi e pace da Dio nostro e dal Signore Gesù Cristo. Parola di Dio. Fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. A quanti lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Saluto e ringrazio Don Roberto che
ci accoglie stamattina per questa giornata del migrante ogni anno. Ci spostiamo da una parrocchia a un'altra, ma lo ringrazio anche perché è già qui. C'è questa realtà di immigrati che la popolazione accoglie con tanta disponibilità, quindi un motivo di gratitudine anche per tutti voi, qui rappresentati dal sindaco e da altri membri dell'amministrazione comunale, che ringrazio per la loro presenza e per quello che fanno. Vi ha ringraziato Don Piero per quello che fa a livello diocesano, vi ha detto che abbiamo nelle strutture circa 80 immigrati. Sono segni attraverso i quali si cerca di tradurre concretamente nell'osservanza delle leggi questa disponibilità ad aiutare chi si trova in situazioni difficilissime. Noi italiani siamo stati emigrati, il secolo scorso ha visto circa 28 milioni di italiani che sono andati fuori e anche oggi molti italiani vanno fuori e desideriamo che i nostri fratelli italiani che vanno fuori siano accolti bene, siano rispettati, possano soffrire di tutti i diritti degli esseri umani. Per quanto è possibile, noi facciamo lo stesso, ma in quanto cristiani dobbiamo fare un salto in più, vedendo nell'immigrato il volto del Signore. Sì, è vero, possono esserci alcuni di questi immigrati che sono indottrinati a fare del male per altre ragioni. E questo ci mette paura, ci mette preoccupazione, giustamente. Giustamente. Ma per questo i governi devono essere saggi, avveduti, e le normative che vengono con fatica individuate sono volte appunto ad evitare che i poveri immigrati non siano messi nel calderone di quei pochi che fanno tanto male. La riflessione che vogliamo fare stamattina, già ripeto, è stata fatta, potevo evitare anche di parlare, già era stato detto tutto, vuole essere una ulteriore riflessione, perché nel nostro cuore abitino sempre, alberghino sempre sentimenti di quella pietas umana e di quella misericordia cristiana che ci fanno fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per gli altri, dovunque ci troviamo, qualunque sia il ruolo che abbiamo. Niente ci deve essere estraneo di ciò che è umano, già dicevano i latini. Noi in quanto credenti dobbiamo andare oltre, vedere nell'altro l'immagine del Signore. È stata presentata la giornata mondiale anche attraverso le brevi testimonianze che abbiamo ascoltato con molta commozione e trepidazione, con tutti i luoghi che questo giovane ha dovuto affrontare. Alcuni dei presenti sono migranti, sono fratelli che vengono da altri paesi e hanno anche loro sicuramente avuto i loro momenti di sconforto, di tristezza, e ancora oggi non trovano
una giusta e umana sistemazione, e glielo auguriamo. Ma voglio ricordare che anche Gesù è stato emigrato in Egitto ingiustamente, così come ce lo narra San Matteo. È la stessa vicenda di tanti rifugiati, di tanti immigrati che arrivano nelle nostre coste, non solo calabre ma italiane, sicule, Lampedusa. Si tratta di fratelli che non lasceranno tracce forse nella storia, i loro nomi neppure li conosciamo, si dissolveranno nel silenzio o a volte in quella tomba d'acqua che è il Mediterraneo. Quante di queste scene abbiamo visto negli ultimi anni? E voglio ricordarlo oggi, innanzitutto a me che lo sto dicendo, per riscoprire il genuino senso dell'accoglienza e dell'ospitalità. Perciò dopo la preghiera dei fedeli, che sarà fatta in molte lingue, saranno offerte all'altare tre doni particolari: il filo spinato, il ricordo dei tanti muri e ostacoli che l'umanità inventa quando vuole chiudersi all'altro, allo straniero, al diverso, al profugo, all'immigrato. Una barca e un giubbotto salvagente, per ricordare il mezzo che più di altri gli immigrati oggi utilizzano per attraversare il Mediterraneo, spesso trasformato, come dicevo prima, in cimitero, anziché essere, come dovrebbe, uno strumento di comunicazione e di prossimità tra popolo ed etnie. Papa Francesco, nel messaggio che quest'anno ha inviato alla Chiesa Universale, ha adattato un tema particolare per questa giornata: i migranti minorenni, vulnerabili e senza voce. Mi pare che Don Piero ha detto che circa 26.000 bambini, giovanotti, sono sbarcati, 26.000. Se già è difficile per un uomo, immaginate un bambino. Lo ha fatto perché la nostra sensibilità, la nostra ospitalità, la nostra accoglienza, il nostro cuore di credenti rifletta e operi evangelicamente, soprattutto perché i bambini sono inermi. Ho ancora presente, ve lo voglio ricordare, quello che la televisione qualche tempo fa, recentissimo, ci ha detto di quel giovane che era dentro un trolley, dentro una valigia. Raggomitolato come nel ventre di una mamma, con difficoltà respiratorie, ma nella speranza di una vita migliore, si rischia anche la vita. Voleva entrare così di nascosto, sperimentano tutte le possibilità pur di evadere da situazioni di guerra impossibili, Qual è la chiave di lettura cristiana che dobbiamo dare a questo grande fenomeno? Non entro in tutte le ragioni sociali, politiche, di guerra, sono cose che molti di noi già conoscono, conoscete anche voi, ma voglio dare solo la lettura evangelica cristiana. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. A quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Ma qual è la condizione perché ognuno di noi possa diventare figlio di Dio
o essere accolto come un fratello. A quanti lo hanno accolto? Accogliere un immigrato è come accogliere il Signore. Questo è lo spirito della fraternità cristiana. Questo è lo spirito dell'amore cristiano. Senza guardare nazione, razza, popolo, lingua. Solo se riusciamo a vedere nell'altro l'immagine del Signore, che la nostra fede diventa reale, concreta, non solo astratta, teorica, vincendo un po' il nostro egoismo che ci fa chiudere in noi stessi e certi fatti delittuosi non ci aiutano. Ma dobbiamo superare anche questo. E questo è il messaggio che dobbiamo ravvivare in ognuno di noi. E questo è quello che deve penetrare nelle nostre vene, nei nostri pensieri. Questo è quello che dobbiamo interiorizzare. Si testimonia che si è credenti se riusciamo a riconoscere nel piccolo, nel bambino, nel rifugiato, nel migrante l'immagine del Signore. I migranti che lasciano le loro terre per fuggire alla fame, alle violenze, alla guerra, spesso vivono storie che ci fanno piangere e vergognare. Esseri umani, spesso bambini, ho detto minorenni, che spinti anch'essi dalla volontà di vivere e lavorare in pace affrontano viaggi massacranti, subiscono ricatti, abbiamo sentito, torture, soprusi di ogni genere, per venire a volte a morire nel deserto o in fondo al mare. Il diritto degli stati a gestire i flussi migratori e a salvaguardare il bene comune nazionale deve coniugarsi, armonizzarsi con il dovere di risolvere e di regolarizzare la posizione dei migranti, soprattutto i minorenni, i piccoli. Guerre, violazione dei diritti umani, corruzione, povertà, squilibri, disastri ambientali fanno parte delle cause attuali del problema delle migrazioni. E tuttavia le migrazioni non sono soltanto un problema, hanno tante opportunità, sono tante le letture che si possono dare. A noi in questo momento, da credenti, do solo la lettura dell'accoglienza, di un cuore aperto. E tuttavia le migrazioni, come sono state un bene per tutti gli emigrati italiani, soggettivamente e oggettivamente per i popoli dove siamo andati a lavorare, possono esserlo anche per quelli che vengono in Italia. Difatti i rifugiati e i migranti sono anche portatori di storie stupende, di umanità, di incontro, di accoglienza, persone e famiglie che sono riuscite a uscire da realtà disumane, hanno ritrovato dignità, libertà, sicurezza, e noi possiamo contribuire a questo. Possiamo contribuire a questo, soprattutto quando si tratta di bambini, aiutandoli a non soffrire. E i piccoli sono anche quelli più duttili ad ambientarsi, ad adattarsi. I piccoli ispirano tenerezza, fiducia. E possono essere più facilmente formati a integrarsi nei nostri ambienti, nei nostri luoghi, nei nostri paesi, nella nostra Italia. Quasi a ribadire con questa Santa Messa che stiamo celebrando
che vogliamo avere, ed è una grazia che dobbiamo chiedere al Signore, un cuore sempre aperto e disponibile. A poter ribadire tutto questo, alcuni bambini delle scuole elementari che ci hanno allietato con quel bellissimo canto iniziale, alla fine della messa faranno una breve rappresentazione e all'esterno ci sarà una degustazione di dolci preparati dagli immigrati presenti in parrocchia. Secondo le usanze della nazione di provenienza, vorrei concludere questa breve riflessione che ho fatto a voi, ma sono cose che sapete. Quello che mi sta maggiormente a cuore è che arrivino al vostro cuore, come dal cuore sono partite. E non è mai abbastanza riflettere su questo. Vorrei concludere dicendo che tutti possano ripetere con quello che ci dice il verso del Salmo 39, ho sperato nel Signore, lo dico soprattutto agli immigrati, ditela questa preghiera, ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato, anche attraverso i fedeli di questa parrocchia, di questa diocesi, di questa bella Italia, dove avvengono tanti miracoli di bontà. Si è chinato su di noi, ha dato ascolto al nostro grido e alla nostra miseria. È quello che invoco per tutti gli immigrati stamattina con questa santa celebrazione. Amen. Monsignor Vincenzo Bertolone, classe 46, ordinato sacerdote nel 75 nella congregazione dei missionari servi dei poveri. Papa Benedetto XVI lo ha nominato vescovo della diocesi di Cassano allo Ionio il 10 marzo del 2007. Ha ricevuto poi l'ordinazione episcopale il 3 maggio del 2007 dal cardinale Tarcisio Bertone. Eletto arcivescovo dell'arcidiocesi di Catanzaro-Squillace il 25 marzo 2011, ha preso possesso della sede il 29 maggio dello stesso anno. Il 3 settembre 2015 è stato eletto presidente della Conferenza Episcopale Calabra. In un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, nato dal Padre, Dio da Dio, luce da luce. Di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo, per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, soggiorno e risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, sia dalla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita. Procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Sorelle e fratelli carissimi, ogni giorno della nostra vita è una grazia del Signore.
un'occasione posta nelle nostre mani per fare del bene e costruire il regno di Dio. Invochiamo il Padre che è nei cieli perché oggi conceda a ciascuno di noi e soprattutto ai nostri fratelli immigrati di poter camminare, di ritornare, e questo è il cammino della vita, verso il Signore con tutti quei conforti umani e divini che tutti quanti desideriamo avere per noi. For the pastor of the church, so that they may know how to indicate as John the Baptist in Christ, the Lamb of God, who takes away the sin of the world and be witnesses to the salvation he offers to all humanity. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Pour ceux qui travaillent dans les régions dans lesquelles la guerre et la violence sèment destruction et mort, parce que leur travail au service de la paix et de la fraternité soit alimenté de la certitude d'être des apôtres de Jésus-Christ. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Priez pour nous, weil jeder nach seiner eigenen Berufung kann sich als Teilnehmer des Gebäudes des Reiches Gottes fühlen. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Por las personas que llegan a nuestros países en busca de refugio, huyendo de la guerra, de la violencia, del riesgo de sus vidas, de la violación de sus derechos y de sus bienes fundamentales, el primero de todos es la libertad, para que puedan encontrar acogida por parte de nuestras instituciones y sean recibidos por nuestras comunidades con amistad, comprensión, solidaridad y sobre todo esperanza. Preghiamo. Ascolta. Signore. Per i migranti minorenni, specialmente quelli soli, che sono stati vittime di abusi e di sfruttamento, perché possano sentire l'amore di Dio e perché le loro ferite possano essere guarite, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Accogli, oh Signore, le preghiere che ti sono state rivolte. Te lo chiediamo per Cristo il nostro Signore. È il momento delle offerte, è il momento in cui gli stessi festeggiati, passateci il termine, mettono ancora una volta la loro faccia, la loro persona e la loro propositività per farsi parte integrante di questo territorio. In sociologia si è parlato spesso della funzione specchio dell'immigrazione, cioè mentre raccontiamo quello che l'Europa ha deciso di fare per affrontare questa questione migratoria, in realtà ci accorgiamo anche che stiamo descrivendo i limiti delle istituzioni e delle politiche europee nel loro complesso, quindi le inadeguatezze che sono poi venute alla luce proprio attraverso il fenomeno dell'immigrazione e della sua gestione spesso disastrosa. Se il 2015 è stato l'anno del motto Benvenuti rifugiati, rivolto dai cittadini europei da Lesbo a Berlino, al milione di profughi arrivati nel continente, soprattutto arrivati dalla Siria, in realtà il 2016 è stato l'anno del ripristino dei controlli alle frontiere interne, quindi della costruzione dei muri, degli accordi di rimpatrio, del record di morti nel Mediterraneo e della anche militarizzazione dei confini. Quindi nel 2015, di fronte all'immagine delle famiglie siriane in cammino attraverso l'Europa con le loro poche cose, l'opinione pubblica e anche qualche leader del vecchio continente avevano preso in considerazione una politica
di moderata apertura delle frontiere venuta meno. Questo 2017 dipende in parte da noi, dal modo in cui sappiamo affrontare e recepire questo nuovo sistema che ci viene tante volte anche obbligato, che noi viviamo attraverso le leggi dei nostri comuni, ma che va comunque preso al vaglio e va comunque vagliato ancor prima di essere avallato, nel senso che va interiorizzato per poi potersi comportare di conseguenza. Ovvero, è inutile partecipare a questo tipo di celebrazioni se poi nel nostro piccolo, nelle nostre azioni quotidiane, anche a scuola, non riusciamo ad essere tolleranti. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, dalle tue mani questo sacrificio, allode gloria del suo nome, bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa. Conceda a noi, i tuoi fedeli, o Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio, si compie l'opera della nostra redenzione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Nella sua misericordia per noi peccatori, egli si è degnato di nascere dalla Vergine. Morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, unito agli angeli e dai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Che viene ad incontrarci nella Bibbia non regna indifferente alla sofferenza umana in una lontananza beata. È un Dio che, al contrario, si prende a cuore tutta questa sofferenza. Lui la conosce. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
cena allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Della fede. Annunciamo la parola del Signore. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vincenzo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordi i nostri fratelli che sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, Santa Francesca Saverio Cabrini e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, cielo così in terra. Il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, e rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, abbi misericordia di noi.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. E Giovanni Battista ancora ci ripete: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere sopra di Lui. È Lui che battezza nello Spirito Santo, è il Figlio di Dio. E noi tutti dunque che siamo battezzati in Lui, siamo stati battezzati nello Spirito Santo e siamo figli di Dio. Infatti lo Spirito che si posò su Maria, su Gesù, sugli Apostoli Santi come colomba immacolata e come fuoco d'amore, si posa anche dolcemente sopra ognuno di noi, sul nostro capo, sul nostro cuore, perché siamo figli di Dio, siamo anche figli di Maria, assieme a Gesù. E le mani di Maria si posano, benedicenti, sopra ognuno di noi che siamo figli suoi, e il suo sguardo di mamma amorevole ci consola l'anima, ogni giorno. E questa la nostra continua alleluia. Oggi abbiamo rivisto e riascoltato figure a cui non siamo abituati perché trasmettiamo maggior parte delle volte da una diocesi diversa. Ebbene, sono tante le persone che abbiamo la possibilità di incontrare quotidianamente e se diamo loro un po' d'attenzione, se riusciamo a sintonizzarci un attimo con le loro parole, hanno sempre qualcosa di diverso da raccontarci e la loro esperienza. A Roma ad esempio c'è un parroco, si chiama Don Fabio Rosini, severo ma anche pieno di umanità e da anni un punto di riferimento per tanti ragazzi della capitale. Le sue catechesi sono molto partecipate, molto apprezzate, contagiose diremmo. Ha scritto anche un libro, Solo l'amore crea. Resta in testa alle classifiche da settimane, senza nessuna vera promozione in realtà. Lui non ama le interviste, ma qualcosa, qualcuno è riuscito a trascriverla. Ha parlato della preghiera, dice: è l'alleanza che facciamo con Dio prima di andare a combattere, è l'alleato insieme al quale combattiamo. E poi gli è stata posta una domanda: ma questa società sa pregare? Ha risposto: troppo spesso no, troppo spesso è autoreferenziale, è ossessionata dal proprio ego, spesso non centriamo il punto, cioè pensiamo che il cristianesimo sia una somma di regole e invece il cristianesimo è una relazione. E lui sottolinea proprio questo aspetto, come il cristianesimo in realtà sia un innamorarsi di qualcuno, sia un dialogo, cioè Dio non è una norma, dice, è padre. E quindi troppo spesso non ci si rende conto di essere superficiali. È un'assurdità, dice. I giovani hanno una bellezza interna strepitosa, basta dare loro delle chance, e hanno una straordinaria voglia di vivere, ma va concessa l'opportunità di esprimersi dandogli credito. Se viene fatto questo, loro volano. Pensate, se non riuscissimo a dare credito davvero ai migranti che giorno dopo giorno cominciano davvero ad entrare nel tessuto sociale delle nostre cittadine, chissà quanto potremmo apprendere davvero dalla loro cultura, dal loro modo di fare e dal loro modo di essere. Dicevamo poc'anzi, e lo ha ribadito anche il Vescovo, Monsignor Vincenzo Bertolone, continua la festa qui a Guardavalle, continuerà proprio all'esterno.
in uno spiazzo dove anche quest'anno sarà allestito un banchetto che non vuole essere sfamatevi, ma vuole essere opportunità di condividere un qualcosa di abituale, perché quello di assaggiare, di mangiare è un atto che noi facciamo abitualmente, di condividerlo insieme a loro, loro che sono i protagonisti di questa giornata. Chiedo di Santa Teresa di Calcutta. Chiedo un luogo sicuro dove posso giocare. Chiedo un sorriso di chi sa amare. Chiedo un papà che mi abbracci forte. Chiedo un bacio e una carezza di mamma. Io chiedo diritto di essere bambino, di essere speranza di un mondo migliore. Sarà che posso contare su di te? Chiedo di avere una scuola dove posso imparare. Chiedo il diritto di avere una famiglia. Chiedo di poter vivere felice. Chiedo la gioia che nasce dalla pace. Chiedo il diritto di avere un pane. Chiedo una mano che mi indichi il cammino. Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso. Infondi noi, oh Padre, lo spirito del tuo amore, perché nutriti con l'unico pane di vita, formiamo un cuor solo e un'anima sola, per Cristo nostro Signore. Subito dopo la benedizione, durante il canto finale, tutti i ragazzi, i giovani immigrati che sono presenti, si avvicinano qui sull'altare e facciamo una foto ricordo con l'arcivescovo. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Al seguito di questa giornata, di questa programmazione, e naturalmente il vescovo non ha fatto il viaggio a vuoto, ovvero senza raccogliere prima una foto testimonianza di questa giornata con tutti i suoi nuovi amici. Adesso noi ci portiamo all'esterno della parrocchia di Guardavalle, prima però presentiamo la cittadina con la nostra consueta scheda. Oh.
Allarmi, allarmi, la campana suona. I turchi su arrivati alla marina, qua li scarpi rutti li resola. Cavimo a fare in un lungo cammino. Sciuscia la borsa tua, vidi chi vola. Risalendo la costa, dopo aver lasciato il mare, giungendo nei pressi di Guardavalle, ad accoglierci un bellissimo esemplare di falchetto che sembra voler mostrarci, dall'alto del suo punto di osservazione, il pittoresco panorama della cittadina. Guardavalle, nascosta in una nicchia da più di 1000 anni per proteggersi da occhi predatori, in riferimento alle scorrerie dei pirati, conserva indelebile nel tempo il suo bel centro storico, dove le viuzze, i palazzi, gli incantevoli portali in granito raccontano il tempo che fu. Le torri, il castello, sembrano ancora ricordare l'ultima scorreria turca dell'estate del 1815. Subì molti terremoti, tra cui quello del 1783, che distrusse parte della Calabria Ultra. Fortunatamente nella cittadina si contarono 2 morti, ma danni ingenti per circa 40.000 ducati. Personaggio illustre di Guardavalle, Guglielmo Sirleto, che il 12 marzo del 1565 fu nominato cardinale da Papa Pio IV. Guardavalle apparteneva alla contea di Stilo, rimanendo casale fino al 1799. Quest'anno, come tanti altri comuni calabresi, ha raggiunto i 200 anni come istituzione amministrativa. I Borboni sfruttarono le ferrerie di Guardavalle per un lungo tempo. Lu capita non chianci li galeri, chi su di legno essi ni ponno fari, ma chianci li su amati cavalieri, li chianci uccisi ed annegati a mari. Allarmi, allarmi, la campana suona, li turchi su arrivati alla marina. Allarmi, allarmi, la campana suona, le turchi sono arrivati alla marina. Ed eccoci nuovamente in diretta. È finita la celebrazione religiosa che è stata officiata dal Vescovo Monsignor Bertoloni, che stiamo aspettando qui insieme al collega Pino Carella. Intanto vedete la piazza antistante la chiesa si è animata, la comunità di Guardavalle si è messa all'opera proponendo poi tutto questo ricco lauto buffet per la degustazione diciamo degli ospiti graditi dai migranti in maniera particolare, perché a loro è dedicato questo banchetto. Possiamo dire, Pino, una cucina multietnica. Sì, quest'anno si è scelto il dolce, infatti dolce da ogni parte d'Europa, ma dal mondo. Ma volevo soffermarmi un attimo, Antonio, sulla toccante testimonianza del ragazzo immigrato che è sbarcato in Italia, per capire anche le immani sofferenze che devono passare questi uomini che attraversano il deserto a piedi, come avete visto, abbandonato addirittura nel deserto. E penso ovviamente a quanto sta accadendo in Serbia, dove a queste persone vengono sottratte i telefoni, come anche addirittura gli indumenti, facendoli praticamente morire dal freddo. E in Ungheria, dove vengono addirittura incarcerati. Questa purtroppo è l'Europa del 2017, su cui dovremmo riflettere. Una giornata importante questa, perché parliamo appunto di migrantes. Aspettiamo il Vescovo, che dovrebbe arrivare da un momento all'altro, ma un'occhiata possiamo già darla, credo, a questo tavolo stragrande, bellissimo, multietnico, dove
accomuna tutto praticamente, il dolce d'Europa come la Germania, la Svizzera e poi questo italiano ovviamente, tra il panettone che è più nordico che del sud. Del sud abbiamo veramente poco, Antonio. Sì, sì, sta nel frattempo raggiungendo la nostra postazione Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Bertolone e con lui chiaramente si darà inizio anche alla degustazione. Vedete ora il parroco che sta, Don Roberto, che sta mostrando proprio questi dolci tipici natalizi e non, possiamo dire. Sua Eccellenza, buongiorno. Buona domenica e buongiorno. Sua Eccellenza, telemia, sì, siamo in diretta satellitare nel mondo, intanto la ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Vogliamo parlare di questa giornata particolare che si sta svolgendo qui a Guardavalle. La comunità si è stretta attorno ai migrantes, ma non solo, perché è stata anche l'occasione, come abbiamo avuto modo di ascoltare dalla sua omelia, di toccare alcuni parti importanti anche per il mondo cristiano. Questa giornata è istituita già da molti anni perché la diocesi ogni anno cerca di vivere in diverse parti della diocesi, come fanno del resto tutte le diocesi d'Italia. Serve per sensibilizzare ulteriormente, ravvivare ulteriormente la fede dei credenti, perché la disponibilità all'accoglienza sia sempre più grande, sia sempre più generosa. Per la verità, ecco, questa è un'occasione per me per dire grazie non solo ai sacerdoti, in particolare Don Piero Puglisi, che si occupa di questa realtà. La diocesi già ospita 80 giovani immigrati in diverse strutture della diocesi, ma voglio ringraziare tutti coloro i quali che a diverso titolo, in diversa maniera, offrono il loro contributo di accoglienza, anche quelle che lo fanno in maniera nascosta e silenziosa. Abbiamo sempre bisogno di aprire il cuore, perché tanti fatti incresciosi a volte ci mettono paura, ci mettono preoccupazione, quindi ci chiudiamo. Ecco, fidiamoci del Signore, il bene vince sempre, questo sia sempre presente nei nostri cuori, perché possa non solo vincere, ma arrivare a tutti i cuori di tutte le persone, soprattutto dei credenti, perché sull'esempio dei santi debbono saper vedere nei più bisognosi il volto del Signore. C'è il collega Carella che vuole farle una domanda su ciò. Sì, secondo anche i dettami del Santo Padre, che dice aprite le chiese, aprite il cuore a quanto sta accadendo in Europa e nel mondo, invece in Serbia e in Ungheria accade l'esatto contrario. Sì, constatiamo questa chiusura, questa alzata di muri. Dobbiamo pregare perché anche lì si aprano i cuori, si aprano le porte, si aprano le nazioni e sappiano vedere gli aspetti positivi del bene che l'immigrazione porta. Diventa una grande opportunità, come lo è stato, dicevo prima, per molti italiani, 28 milioni di italiani che siamo andati all'estero nel secolo scorso, desideravamo porte aperte, ci siamo fatti ben volere, abbiamo fatto tanto bene sia ai paesi dove abbiamo lavorato, sia per noi stessi, per il bene che abbiamo ricevuto. Auguriamo che possa essere lo stesso in queste nazioni per tanti immigrati che bussano. Non dobbiamo mai scoraggiarci di questi momenti o di queste posizioni, tutto può cambiare. La nostra preghiera e il nostro buon esempio servono proprio a questo, a far sì che anche cuori chiusi, muri alzati, possono diventare cuori aperti e muri distrutti e abbassati. No, ci sono analogie molto più pesanti che riaffiorano alla mente, come i paragoni che secondo me non è tanto azzardato quanto è accaduto durante il nazismo, insomma, dove venivano privati assolutamente di tutto. Il racconto del ragazzo prima della Santa Messa la dice lunga su questo. Sono segni e rigurgiti di cui dobbiamo stare molto attenti e proprio per questo dobbiamo apprezzare tantissimo il dono della libertà, della democrazia, del bene che in questi 70 anni l'Europa ha goduto.
non dobbiamo dimenticarcelo e dobbiamo fare di tutto perché, ecco, gesti che possono farci pensare all'esempio di cui il giovane ci ha parlato e che lei ha ricordato, non ci facciano tornare indietro. Il dono della libertà, la bellezza della democrazia ce lo dobbiamo custodire giorno per giorno, e in questo la libertà che ha portato Cristo è una bandiera da portare alta. Grazie eccellenza, non so se Antonio vuoi aggiungere qualcosa. No, niente, io chiaramente volevo solo chiedere a sua eccellenza se questa iniziativa è tipica solo del posto di Guardavalle oppure ce ne sono altre in dia. Detto prima, ogni anno ci spostiamo da una parrocchia all'altra. Nei posti dove già ci sono questi centri sono frequenti. Ogni anno quando si celebra la giornata del migrante ci spostiamo. L'anno scorso siamo stati a Squillace, quest'anno qui, l'anno 21 andremo in un altro posto. Ma proprio perché così tutta la diocesi possa apprezzare, vedere il lavoro che si fa e vivere questi momenti intensi che ci fanno tanto riflettere, e spero che dalla riflessione venga fuori tanto amore. Noi vogliamo anche ricordare che ieri Sua Eccellenza il Vescovo di Locri, Monsignor Francesco Oliva, ha festeggiato il suo compleanno, quindi con l'occasione, ringraziando anche e salutando Monsignor Bertolone, diciamo anche che la Chiesa calabrese festeggia oggi, insomma, e quindi è anche giusto e doveroso da parte del migrante che si celebra in tutte le diocesi. Monsignor Oliva, tanti auguri. Agli altri confratelli che vedrò domani, auguri di ogni bene e bella buona celebrazione per la giornata del migrante. Grazie, grazie anche a voi. Grazie, grazie a Monsignor Bertolone, il Vescovo della Diocesi di Squillace. Pino, noi stiamo vedendo intanto questo buffet, che dici? Mandiamo una pillola di pubblicità, mi raccomando non andate via perché ancora abbiamo tante cose da farvi vedere qui da Guardavalle. Regia. Andiamo alla strada che porta su, la strada provinciale che porta su al paese, e andiamo da Palamara. Palamara è tutto per la casa, dalle fondamenta alle ultime rifiniture. Palamara è ceramica come Maria Corona, poi Casalgrande e Padana e Cotto d'Este, è la migliore rubinetteria, ma qui state vedendo altro, in questo caso tubi di ogni tipo per la costruzione delle case, non solo, anche per l'installazione delle stufe e tante altre cose come questo che trovate nel grande piazzale destinato al deposito merci, vi dicevo, di stufe e forni di ogni tipo che trovate all'interno del grande assortimento, e che soprattutto è Keracol che è tintometria, soprattutto Keracol ecologica al massimo. La resina Keracol custodisce in sé quello che ormai è il caposaldo della vita, cioè quello di salvaguardare l'ambiente. Questo è il grandissimo assortimento di Keracol, trovate davvero tutto per la casa con materiali asettici, soprattutto verdi, non hanno materiale inquinante dentro, e quindi una casa davvero green. Si riparte dal green per Keracol. Qui ancora qualche piccolo assaggio di quello che è l'interno per quanto riguarda le ceramiche che trovate appunto da Palamara, così come queste bellissime, davvero bellissimi mobili per il bagno, bagni di ogni tipo. Vedete la grande doccia ormai così definita, ancora qualche scorcio della cabina doccia, ma tanto altro, migliori marche anche in questo, così come nelle rubinetterie che trovate all'interno del maestoso showroom di Palamara, dal mattone alla più accurata finitura, e poi l'idraulica e tutto anche per quanto concerne il modo di tinteggiare la casa all'interno. Rubinetteria, vi dicevo, dei fratelli Frattini come Mariane, poi Paini, Bellosta e tanto altro. Ovviamente tutto anche per i professionisti che possono acquistare il materiale o lo strumento da lavoro, come in questo caso che state vedendo, direttamente da Palamara sulla strada provinciale che porta su al paese. Lo trovate proprio a pochi metri dal bivio, 500 metri più o meno sulla sinistra.
ancora qualche scorcio del materiale e siamo intanto andati su al paese, al borgo di Guardavalle. Eh sì, ci siamo trasferiti in aperta campagna, andiamo da Piritano, maestri Casari dal 1950, direttamente dal produttore al consumatore, praticamente fanno tutto loro, allevamento sia di ovini che di bovini, come in questo caso, alimentazione con prodotti naturali e non fermentati, poi in questo momento state guardando la mungitura delle vacche che avviene quotidianamente proprio nelle grandi stalle che li trovate direttamente da Piritano, la mungitura anche delle pecore per avere un prodotto sempre fresco, sempre tutti i giorni fresco. Tecnologie sicure adottate da questa azienda con le ultime innovazioni tecnologiche, ecco il latte che sta per essere lavorato da questa azienda a conduzione familiare, eccoli qua, tanto di fratelli che si danno da fare per portare avanti questa produzione ormai famosa in tutta la regione, ma non solo, anche fuori regione e in tutto, anche nel mondo, perché viene anche esportato questo prodotto. Il prodotto che poi è finito si presenta proprio così, pronto da gustare. Il momento della mozzarella che esce bella, pure un bel treccione fresco fatto, concepito al mattino, latte appena munto e direttamente trasformato. Questo è il prodotto finale che potete trovare in tutti i negozi. Ricordate, Piritano lo trovate a Guardavalle. Piritano è a Guardavalle ed ecco lo staff al gran completo che vi omaggia e vi saluta con questo bel banchetto. Ed eccoci in diretta, sono le 11.42 da Guardavalle insieme al primo cittadino Pino Ussia. Insomma, ci conosciamo da tantissimo tempo con Pino, è un grande sindaco, possiamo dire, per una cittadina che stamattina si è alacremente messa all'opera per rendere omaggio, per dedicare una festa ai tanti migrantes che vengono ospitati qui sul territorio. Possiamo dire anche un'accoglienza, una cittadina dell'accoglienza in provincia di Catanzaro, emulando un po' quanto accade anche in provincia di Reggio Calabria, in tanti altri centri. È vero, io devo ringraziare innanzitutto Don Roberto per la giornata che ha organizzato oggi, ed è vero quello che dici tu Antonio, Guardavalle è un paese con un grande cuore, una grande accoglienza, lo stiamo facendo già da tantissimi anni, già dal 2010 quando c'è stato anche qua a Guardavalle uno sbarco di 55 persone che sono arrivati dal mare, e quindi voglio dire, e abbiamo avuto una disponibilità che è a tutti i livelli, e disponibilità che ha anche creato ormai socializzazione e soprattutto anche aggregazione. Qua sono rimaste anche tante persone dallo sbarco, di cui proprio mirata alla giornata di oggi due minorenni che praticamente si sono integrati e addirittura sono stati gestiti da due famiglie che li hanno anche cresciuti e ormai si stanno anche creando famiglia, quindi sono quei rapporti e quella volontà da parte di questa comunità anche di dimostrare che siamo aperti e disponibili per queste povere persone che arrivano dal mare rischiando la vita, proprio perché là è una vita invivibile, e cercando nuove fortune. E Guardavalle, diciamo che emuliamo veramente alcuni paesi della Locride, tra cui Riace, giusto ricordarlo, per questa vicinanza e questa disponibilità verso il prossimo. Parliamo di Guardavalle, Pino, questa cittadina che ha, diciamo, insito un territorio abbastanza particolare, perché c'è la parte alta dove c'è la sede municipale, c'è la parte bassa con una delegazione che comunque presenta sicuramente delle problematiche diverse rispetto al borgo. Come si cerca di lavorare cercando di contemperare chiaramente le problematiche di ambedue queste importanti cittadine, possiamo dire? Certo, sono due aggregati abitativi che hanno delle esigenze diverse. Intanto la Marina per uno sviluppo della frazione, perché insomma mancano alcune cose dove questa amministrazione si sta impegnando, tipo una palestra, un ampliamento delle scuole che sono ancora limitate, e migliorare l'aspetto turistico e soprattutto questa
crescita esponenziale del territorio, che mancano ancora di servizi essenziali, ma stiamo lavorando sotto questo aspetto. Mentre per quanto riguarda il centro storico, là troviamo una criticità per quanto riguarda questo spopolamento delle famiglie, quindi abbiamo un centro storico che porta le lesioni praticamente di questo spopolamento, quindi case abbandonate, case pericolose e soprattutto una comunità anziana dai 70 a quasi 100 anni, abbiamo anche qualche centenario, che ha necessità di gestione anche diversa da parte dell'amministrazione, e su tutto questo aspetto ci siamo dedicati moltissimo anche sotto l'aspetto sociale, all'assistenza domiciliare, alla vicinanza con prelievi domiciliari e tutte quelle situazioni di aiuto alla persona. Diciamo che ci stiamo riuscendo con le tante difficoltà del momento, economiche, sociali, che purtroppo la società ci sta portando avanti, però noi riusciamo a garantire i servizi essenziali, riusciamo a dare risposta alla gente, e questo per noi è già anche un motivo di grande soddisfazione. Ecco, diceva il sindaco, giustamente Guardavalle è stato colpito da questo fenomeno dello spopolamento, ricordiamo che era uno dei centri demograficamente più importanti della provincia di Catanzaro, quasi 12.000 abitanti che si sono ridotti a quasi 5.000, e poi possiamo dire anche che era uno dei granai della Calabria, no? Qua a Guardavalle, perché c'è una coltivazione anche abbastanza intensa, uno dei centri anche agricoli più importanti del territorio. Puntare su che cosa, Pino, allora, per il futuro qua su Guardavalle? Sul turismo, sull'agricoltura di qualità, su che cosa secondo lei? Intanto sul turismo sicuramente, perché abbiamo delle strutture ricettive molto importanti e di qualità che garantiscono ogni anno un afflusso notevole nel periodo estivo. Puntiamo sul ritorno all'agricoltura, adesso stiamo predisponendo diversi progetti che la Regione Calabria attraverso i fondi europei, il PSR, stanno predisponendo, e quindi speriamo che ci sia anche un po' di volontà da parte dei nostri giovani di non pensare solamente al posto fisso e allo stipendio fisso, ma anche a ricreare quella possibilità di crescita che c'è stato anche con, come dicevi tu Antonio, sul discorso dell'agricoltura. Guardavalle è un territorio enorme, 64 km quadrati, che è praticamente dal mare alla montagna, dove negli anni era fiorente proprio di uliveti, di lavorazione della terra, vigneti, insomma tutte quelle situazioni che hanno anche dato della qualità del nostro centro. Poi vogliamo anche puntare un po' sullo turismo, religioso, turismo della nostra storia culturale, perché poi Guardavalle è anche ricco di questo. Puntiamo innanzitutto su quella la volontà da parte dell'amministrazione di mettersi a disposizione da parte dei giovani, perché i giovani purtroppo ne abbiamo tantissimi, però hanno deciso anche per svariati motivi di emigrare. Noi stiamo cercando di trattenerli, certo le forze sono quelle che sono, non riusciamo a garantire sicuramente prospettive di lavoro come vorrebbero, ma ci vuole anche un po' la volontà da parte di tutti questi giovani ad essere anche utilizzare un po' la fantasia, crearsi anche aspettative di lavoro, ma non aspettando il posto fisso, perché chi aspetta il posto fisso forse erano tempi diversi, e adesso bisogna veramente pensare in modo diverso, soprattutto crearselo il posto di lavoro. Una volta ti veniva dato attraverso vari canali, e adesso invece no, questi canali non ci sono più, c'è solo la possibilità veramente con l'intelligenza, perché ormai adesso abbiamo tutti i giovani che sono quasi tutti laureati, e questo è anche un vanto per la Calabria e anche per la mia comunità, perché abbiamo tantissimi giovani laureati che in cerca di lavoro non riescono a trovarlo, non hanno neanche quella volontà di crearselo, e quindi emigrano e vanno in zone dove pensano di stare meglio. Ma io sono convinto che la nostra terra ci può dare tanto, e per fare questo però ci vuole anche questa volontà. Speriamo che di riuscire anche a convincere a fare questo, e sicuramente bisogna sempre pensare in positivo, perché se ti vai sempre a piangerti addosso, alla fine i risultati non arrivano mai. Bene, allora direi che
possiamo ridare la linea alla nostra regia. Ringraziamo il sindaco di Guardavalle, Pino Ussia, un grande sindaco, possiamo dire. Eravamo tornati diciamo con l'intenzione anche di poter sviluppare un discorso che riguarda lo sport, in maniera particolare il calcio, ma quello magari poi lo rimandiamo, anche perché vista la limitatezza dei tempi che abbiamo a disposizione lo faremo magari in un approfondimento sportivo, perché dopo tanti anni non c'è la squadra di calcio, ma so che si sta lavorando anche alla cremente con un settore giovanile, anche con la prospettiva magari dell'acquisizione o la nascita di una nuova società, per poter far sì che la comunità guardavallese possa avere la squadra di calcio, che come il campanile, diciamo anche una squadra di calcio e anche altri importanti simboli testimoniano, diciamo, l'esistenza, la laboriosità, l'operatività di questi centri. Grazie a te Antonio. Grazie. Linea alla regia, andiamo a conoscere un'azienda che ha sede qui a Guardavalle, molto importante. Regia. Benvenuti da Arredo Ceramica. Rifinire casa è molto importante, ecco perché è sempre meglio partire con idee molto chiare. L'obiettivo di Arredo Ceramica è quello di studiare le strategie di intervento più efficaci per raggiungere le richieste fissate, nonché di fornire progetti e servizi innovativi che consentono di conseguire il successo e la soddisfazione del cliente, e ciò si somma a un'accurata gestione del rapporto umano. Ogni cliente è preceduto dall'elaborazione di un progetto che contempli gli aspetti tecnici, logistici e di budget. Arredo Ceramica è rivenditore ufficiale delle più grandi aziende di ceramiche, arredo bagno, carta da parati, riscaldamento e serramenti. Alcuni esempi: Cooperativa Ceramica d'Imola, La Faenza, Leonardo Ceramica, FAP Ceramiche, Casear, Iacuzzi, Gessi, Duca, Morbirolo, Ferrero Legno, offriamo svariati servizi ai nostri clienti, come sopralluogo gratuito, studi e progettazioni di ambienti, progetto e verifica in anteprima virtuale e tridimensionale, posa in opera e anche finanziamenti personalizzati. Siamo all'interno dello showroom appunto di Arredo Ceramica. Guardate queste fantastiche innovazioni che ci sono, come questa vasca molto particolare, davvero un'eleganza sublime per una casa da sogno. E poi ovviamente anche la rubinetteria disegnata apposta per i vostri sanitari. Ancora qualche scorcio, questa ultramoderna straordinaria, anche qui le migliori aziende del settore. Poi le porte che vi citavamo in precedenza, ecco gli infissi che potete avere all'interno di una casa importante oppure più semplice, come preferite. Ne abbiamo di tutti i tipi, come questa a specchio, vedete, davvero raffinata e bellissima. Ceramiche che abbiamo citato prima, le grandi marche sono qui. Vasta scelta per una casa da sognare insieme, da viverla. Ecco La Faenza, altro marchio assolutamente italiano, solo il marchio italiano che è leader nel mondo appunto delle ceramiche, vi offrono una casa speciale davvero. Ecco le scelte tra le tante, ovviamente vi facciamo vedere solo qualcosa in maniera affrettata e veloce, ma che vi dà idea di quello che è appunto il mondo, in questo caso FAP, altra ceramica importante, per un design accattivante e anche suggestivo per una casa comoda. Ecco il reparto bagno, dove la ceramica ovviamente è da regno assoluto. Ancora visione di ceramiche particolari per dei pavimenti, una pavimentazione che possa, come dire, stare di pari passo con il resto della casa. Eccovi altre suggestioni che si possono avere con questi inserti particolari per una ceramica importante. Imola in questo caso, anche qui solo esclusivamente italiano, parla italiano.
altro tipo, il legno che citavamo prima per un parquet particolare, anche questo, e vari colori poi che si possono scegliere. È giusto, le essenze del Made in Italy, la Faenza la fa ancora da padrone in questo disegno, stile storico, no? Qualcosa che richiama l'antico, quindi una casa particolare non può che avere un richiamo storico per la storia all'interno, con anche dei mobili ovviamente adeguati. E questa è la stanza dei bottoni, dove si progetta tutto quotidianamente, appunto da arredo ceramica. Ecco come la tridimensione viene definita in maniera importante, affinché il cliente possa subito visionare quel che sarà il bagno o l'altro ambiente di una casa importante che solo Arredo Ceramica vi può offrire, ed è in via Nazionale a Guardavalle Marina. Felice sarà e spenderà sti quattro sordi di felicità. Eccoci, eccoci tornati in diretta, Domenico Guido dell'Agriturismo Fassi, parliamo di turismo, stagione, come è andata? Ma è andata benissimo, visti i tempi non ci possiamo lamentare, anche quest'anno abbiamo avuto un incremento, speriamo che la stagione prossima sia ancora di buon auspicio per poter migliorare il nostro turismo e le condizioni del nostro territorio, dell'entroterra e del tutto il comprensorio. Io so che varie scuole vi vengono a trovare però. Sì, sì. Il fattore didattico all'agriturismo sta andando ormai un nostro cavallo portante dalla nostra struttura, facciamo sia dal punto di vista animali che dal punto di vista per quanto riguarda cereali, quindi dalla farina al pane, dalla ricotta, sfruttando un pochino quelle che sono tutte le risorse economiche, enogastronomiche e ambientali del nostro territorio. Quanto è difficile fare imprenditoria in questo territorio? Ma sì, perché bisogna lavorare su tutti i fronti, fare dall'imprenditore al legislatore, quindi per noi, e poi ahimè con una vena polemica dico che pure gli enti non ci danno una grossa mano, non ci danno una grossa mano, in quanto in Calabria si vive di questo, nel senso che i primi nostri enti pubblici non ci danno una mano, non ci sostengono come secondo me bisognerebbe sostenere il turismo in Calabria e l'enogastronomia. Siamo in diretta, quindi ci passano ripetutamente davanti, abbiate pazienza anche voi telespettatori. Allora, siccome siamo con te, allora lanciamo la tua azienda, facciamola vedere, andiamo direttamente all'Agriturismo Fassi, dove c'è quel meraviglioso Palio del Ciuccio che noi seguiamo ogni anno. Fassi. Immerso nel verde parco di ulivi secolari di Guardavalle, in provincia di Catanzaro, si trova poi l'Agriturismo Fassi. Sorge in posizione panoramica e costituito da quattro sale, una sala con 50 posti a sedere con caminetto, barbecue e angolo del vino. Un'ampia sala centrale con 200 posti a sedere e due sale esterne, una con vista panoramica, ideale per l'aperitivo durante le cerimonie o per degustare una buona bottiglia di vino all'aperto, l'altra all'esterno sotto il patio, coperto da un pergolato. L'Agriturismo Fassi è a circa 60 metri di altitudine e a 3 km dal mare ed è situato in una posizione favorevole a cavallo tra il mare e la montagna, il luogo ideale per una vacanza nel completo relax, per passeggiare a piedi, in mountain bike o a cavallo. La struttura dispone di un zoo domestico, di un'azienda agricola a campo di calcetto, maneggio, piscina coperta e di un'attrezzatissima beauty farm. Si può inoltre praticare il gioco delle bocce su spazi aperti, scuole di equitazione e tiro con l'arco, accedere alla fattoria didattica, scuola in fattoria, stage formativi e stage sul metodo di coltivazione biologica. Nel contesto del complesso agrituristico Fassi sorge anche il museo Pietrarotta, dall'omonima frazione del comune di Guardavalle dove è situata la struttura. Ubicato in posizione dominante, il museo espone in progresso oggetti della civiltà contadina ed ospita una sezione dedicata alla storia dell'arte e dei misteri del vasto territorio calabrese. Gli oggetti esposti testimoniano il vissuto di un mondo quasi scomparso. La loro funzionalità ormai dimenticata narra la storia di chi ha trascorso l'esistenza in una società dove cose, animali e uomini avevano un significato ben diverso da quello attuale. La struttura, realizzata nel rispetto della costruzione dell'arte contadina dell'epoca, è costituita da un'ampia sala polivalente per esposizioni, convegni, cerimonie, buffet e dispone di un palco per rassegne teatrali e seminari didattici. L'ampio terrazzo con vista panoramica antistante il museo viene utilizzato per fiere, eventi folcloristici e musica dal vivo. Luogo ideale per ricevimenti importanti e per matrimoni da favola, come per ogni altra occasione da ricordare.
L'area circostante è attrezzata con gazebi, dove sono esposti tutti gli utensili e le attrezzature dell'arte, dei mestieri e della civiltà contadina. Il soggiorno è reso gradevole dal silenzio dei luoghi e salutare dall'assoluta assenza di qualsiasi forma di inquinamento. Gli ospiti hanno la possibilità di fare passeggiate o cavalcate a cavallo fino alla vicina spiaggia del Mar Ionio, oppure raggiungere il Parco delle Serre a soli 15 km. In ogni periodo dell'anno nelle strutture vengono organizzati banchetti per matrimoni e ricevimenti, convegni, fiere, rappresentazioni teatrali e folcloristiche, eventi, veglioni di Capodanno, Carnevale, Halloween e poi sagre come quella caratteristica e amatissima del maiale. Sono diverse le mostre organizzate in questa struttura dove è possibile ripercorrere la storia dell'agricoltura calabrese. Riviera dei Bronzi, con Wind & Sea, società del gruppo per il viaggio e transfert, stipula accordi che permettono l'accesso alle speciali tariffe school party. Il gruppo Riviera dei Bronzi garantisce inoltre che l'organizzazione dei viaggi di istruzione sia condotta nel rispetto della normativa ministeriale vigente in materia e consente di compiere un viaggio carico di emozioni e di immergersi come per magia nella storia millenaria della nostra civiltà magno-greca. Riviera dei Bronzi Group dei Fratelli Guido, 88 060 Guardavalle Marina, Catanzaro. Per informazioni 0967 86 055 oppure info@rivieradeibronzi.com o www.rivieradebronzi.com. Infatti commentavamo con il collega Pino Carella che il momento è topico perché è mezzogiorno, tra qualche istante dovrebbe anche iniziare la musica delle campane. Allora, sempre in diretta su Telemia sul canale 85, sul sito internet www.telemia.it, abbiamo ancora qualche minuto da dedicare qui a Guardavalle per questa festa dei migrantes. Il collega Pino Carella tra pochissimo partirà in direzione Cittanova per questo match clou del campionato di eccellenza tra Cittanovese e Isola Caporizzuto, che seguiremo in diretta dalle 14.30 in poi per una nuova puntata di Domenica in Campo. Tante altre partite, il Locri gioca in casa col Gallico Catone, il Siderno gioca a Lamezia, ma anche il campionato di promozione e soprattutto la Bovarinese che cerca la 16ª vittoria di fila. Pino, vediamo un attimino qui il giornale. Allora, l'apertura, l'apertura questa è un'impresa davvero. Facciamo una cosa, avviciniamoci alla camera, avviciniamoci alla camera. Facciamo tutto in diretta, ecco qua, dice basta Antonio Riccio. Aeroporto Reggio si ribella, ieri la grande manifestazione anche a Crotone, sit-in di protesta per chiedere la riapertura dello scalo di Sant'Anna, e poi davanti alla prefettura la città ha manifestato la sua voglia di continuare a volare. Vertice col sottosegretario Dorina Bianchi. Poi il taglio alto, ecco, i medici, stop alle ecomafie, c'è anche qualcosa di importante per l'ospedale, poi questo ospedale di Polistena. L'apparecchiatura ha 20 anni ed è obsoleta. Bovalino, droga in auto, arrestati padre e figlio. E poi il taglio centrale, io vado a leggerlo direttamente, eccolo qui, riapre il cantiere per il nuovo corso, siamo sempre su Reggio Calabria. Per quanto concerne il governo, si è rialzato Gentiloni dopo il malore che ha avuto, dopo l'operazione di angioplastica, le riforme non si fermano, ieri Consiglio dei Ministri. E poi la spalla di Gazzetta, Reggio aggredisce pensionato, un romeno finisce in manette, a Lavoriana invece l'orchestra rimasta al buio può ripartire, Montebello, cisterna piena di gas, si ribalta a Sant'Elia, tanta paura. Poi Camini, lavori in una scuola, nove persone finiscono in giudizio. Andiamo a quella pagina che vi dicevo io, notizie importanti per l'ospedale, ma è un disservizio perché è stato segnalato che qualcosa è stato spostato dall'ospedale di Locri. Eccolo qui, un attimo di pazienza per provare a mettervi in visione di queste pagine e questo articolo, articolo a firma come sempre con il tratto di ospedale di Locri di Pino Lombardo, servizio di anatomia patologica appunto scippato all'ospedale di Locri, la denuncia della segretaria provinciale dell'UIL FPL, a tutt'oggi continua ad essere collocato illegittimamente nel presidio di Melito Porto Salvo, entro 10 giorni la situazione non sarà corretta, il sindacato ricorrerà agli organi competenti. Poi Pazzano, quanto scrive il collega Ugo Franco, cappella di San Rocco in grave stato d'abbandono, tutte le chiese rupestri
nella Valle dello Stilaro, visibile il frammento di un affresco che reca la data del 1692, e poi la struttura è ubicata sullo sperone calcareo al di sopra del moderno Calvario. Poi convocata, revocata per Cecere, il 49enne di Locri implicato nell'operazione Shark, definita appunto così. Poi nuova segnaletica per il museo, fa notizia anche questo, donata dal Rotary Club di Locri, Riace, illegittimo, si legge male anche perché insomma è la collocazione del giornale, lei è nata morta all'ospedale di Locri, l'ultimo saluto alla piccola Tanabaco, si chiama così, i risultati dell'autopsia dovrebbero essere resi noti quanto prima. Diamo un'occhiata alla carta del tempo che ci consegna cielo perturbato anche per oggi, quindi dovrebbe esserci un leggero peggioramento per domani, ma non dovrebbero esserci piogge. A questo punto, Antonio, lanciamo. Possiamo retrocedere a questo punto. Andiamo. Dimmi cosa dobbiamo lanciare. No, quanto è difficile fare la rassegna stampa in queste condizioni. Ebbene. Non c'è il tavolo, insomma, non c'è la comodità. Condizioni di emergenza. E il tavolo. Allora, dobbiamo lanciare ancora un blocco pubblicitario dove ci sono altre aziende che ci hanno dato una mano per questa puntata da Guardavalle. E che noi dobbiamo ringraziare chiaramente, perché senza il loro prezioso contributo quest'oggi non avremmo potuto mandare questa bellissima celebrazione religiosa, questa bellissima giornata. Tra l'altro anche il sole fa capolino proprio dopo pochi minuti dallo scoccare del mezzogiorno, quindi una puntata fortunata possiamo dire, anche perché si prevedeva maltempo. Siamo stati fortunati questa domenica e soprattutto anche i nostri amici che ci stanno seguendo da casa hanno potuto assistere a questa bellissima puntata di Domenica in Piazza. Regia,